L'acqua è l'elemento alla base di ogni forma di vita conosciuta, animale o vegetale. Essa compone per 3/4 il nostro pianeta ed è presente nel corpo umano nelle medesime percentuali, con differenze significative in relazione all'età e allo stato di salute. Come cambierebbe la nostra concezione del mondo se scoprissimo che in realtà essa è un organismo dotato di coscienza propria e in grado di rispondere autonomamente agli stimoli a cui viene sottoposta? Questa è la domanda a cui da oltre 20 anni il dottor Emoto cerca di dare una risposta. Non ho studiato scienze né spiritualità. Io mi definisco molto semplicemente un bambino pieno di curiosità. Cioè, tutti sanno che energia è una vibrazione. E io insegno che vibrazione è la vita. Nell'arco di 2 decenni, Emoto è riuscito a mettere a punto una tecnica per fotografare e filmare la formazione dei cristalli d'acqua, dopo che questa viene sottoposta a vibrazioni non solo di parole o musica, ma anche di pensieri ed emozioni. Questo è stupido. Grazie in inglese. Stupido in inglese. Io penso che per cercare la pace e educare le parole è molto importante. La gente in genere si chiede: cos'è l'essere umano? Perché siamo qui? Per rispondere a questa domanda è essenziale capire cosa sia l'acqua. È fondamentale riconoscere in questo elemento il principio fondante del nostro universo.